Un saluto a tutti, siamo qui nella parrocchia di Uopini per commentare insieme il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, siamo nel cuore del nuovo comandamento di Gesù, in cui le beatitudini danno profondità ai comandamenti di Mosè, mostrandone l'aspetto liberante. Siamo in un capitolo in cui parole semplici come amore e fratello riemergono dalla superficialità con cui le trattiamo, e altre parole con cui ci laviamo la bocca tutti i giorni, come giustizia e verità, ricevono una specie di strapazzata perché ci scrollino di dosso la scontatezza con cui le pronunciamo e l'ipocrisia talvolta con cui le viviamo. La strapazzata Gesù in realtà la dà a noi e ai nostri perbenismi, al modo disinvolto con cui diciamo giustizia e verità, e alla sufficienza con cui trattiamo la fraternità e l'amore. Per la giustizia e la verità spendiamo parole, riflessioni e prese di posizioni autoritarie e talvolta moralistiche. Diciamo in nome della verità, l'ho fatto per giustizia. Ci piace cercare ciò che è giusto e costruire le relazioni sulla giustizia che intendiamo come un dare a qualcosa a tutti. Anche nel nostro rapporto con Dio mi impegno e rimango fedele alle mie scelte perché è giusto e mi aspetto la ricompensa per questa giustizia. Quando la giustizia la riceviamo noi, però, gridiamo all'ingiustizia, perché non è vero che bisogna dare a ciascuno il suo soltanto, o almeno non basta, appunto. Infatti diciamo: ognuno ha la sua storia, i suoi bisogni, ci sembra ingiusto trattare tutti allo stesso modo. Per non parlare della giustizia davanti a Dio, che non basta quando faccio esperienza dei miei peccati e di quella debolezza che non riesco a togliermi di dosso da solo, per cui davanti a Dio rimango ingiusto e spero solo che Dio mi faccia grazia. Se poi le cose non vanno bene, succede qualcosa di spiacevole o semplicemente Dio mi sembra che non ascolti la mia preghiera, sento venir meno la sua giustizia, che dovrebbe premiare il giusto e punire il malvagio, dice la Scrittura, e non ci capisco più niente. Anche la verità, che sembra così limpida e chiara da proclamare e da vivere, risulta molto insidiosa, molto più insidiosa del previsto, quando la mia verità si incontra con la verità degli altri e sembra impossibile che io abbia torto. Oppure quando subisco la verità dell'altro, nella forma del rancore, della vendetta, si dice: la verità, te la devo dire, si legge: mi prendo la mia rivincita e te ne dico quattro. La chiave di lettura nuova che propone Gesù è mettersi al posto dell'altro, una categoria che Gesù usa anche in questo brano per superare le interpretazioni facili delle parole e le letture scontate. Ci fa mettere nei panni del nemico,
per far vacillare qualche sicurezza, qualche lettura scontata di persone, di cose, e accompagnarci sulla strada dell'amore e della fraternità. Quest'ultime sembrano facili da vivere, sembrano spontanee e anche desiderabili, ma lette alla luce del Vangelo di oggi ci fanno gridare, come Pietro e gli Apostoli: Signore, è impossibile. Chi potrà salvarsi? Sì, ho ragione, quel fratello non è più fratello ma nemico, che cosa ci posso fare io? È oggettivo, è la verità, e anche la legge mi dà ragione, anche la morale dice questo. Sono dalla parte del giusto, è l'altro che deve cambiare. L'amore di fraternità di cui parla Gesù sembra andare in un'altra direzione, togliere qualche certezza al mio modo di pensare e di procedere. Esiste una verità che non sia guidata dall'amore? Esiste una giustizia che non tenga conto delle persone con la loro complessità, la loro storia, il loro mistero? Se la giustizia di Dio e la verità di Dio sono soltanto dentro la sua misericordia, lo sappiamo bene, per la quale noi siamo amati, chi siamo noi per dividere verità da amore e giustizia da fraternità? Se è così, tutto cambia. Quando ci sentiamo a posto perché stiamo agendo secondo la legge e perché abbiamo ragione, dobbiamo fare marcia indietro e guardare la cosa dal punto di vista anche dell'altro, cercando di provare quel giudizio di misericordia con cui Dio stesso giudica ognuno di noi. Mettersi d'accordo con il fratello però non è patteggiare o trovare una soluzione diplomatica per rimandare il conflitto. Per Gesù significa considerare l'altro importante, più importante del suo comportamento, e la divisione non risanata è una sconfitta anche per me. Perdere l'altro senza averci provato davvero è perdere se stesso. Non si arriva a spezzare la fraternità attraverso gesti eclatanti o isolati, ce lo ricorda anche il Vangelo di oggi. La fraternità perde la sua anima d'amore quando, per giustizia e in nome della verità in cui faccio parlare il mio io, comincio a etichettare l'altro, lo pregiudico, lo giudico, fino a escluderlo dalla mia stima e dal mio cuore. Deduco l'altro ai suoi comportamenti, letti dal mio punto di vista, e lo condanno per quello che mi sembra che sia, senza averci mai parlato davvero. Anche la violenza verbale e l'intolleranza che riempono la nostra vita quotidiana, non solo quella politica e sociale, sono la riprova che l'uomo, lasciato a se stesso e al suo egocentrismo, può uccidere, eliminando l'altro dall'orizzonte della sua stima e della sua compassione. C'è un ego mostro in ognuno di noi che mira solo ed esclusivamente a ottenere privilegi per sé, senza tenere in considerazione eventuali danni a scapito del prossimo e spesso, paradossalmente, della propria persona. È quella vocina interiore che ci sussurra nella testa cattiverie più o meno orribili, in genere derivanti dai paragoni con gli altri. Per questo ego mostro non ci sono vie di mezzo. Le persone sono migliori o peggiori di noi. Se ci dice che gli altri sono più bravi, più belli e più buoni, si mette subito in moto un meccanismo mentale che ci induce a credere di non essere all'altezza, di non essere abbastanza, di essere sbagliati, e in un attimo diventiamo infelici. Così, per sentirci meglio, per liberarci da quel senso di inferiorità, ecco che ce la prendiamo con gli altri. Li sminuiamo, li screditiamo, li ridicolizziamo con commenti, critiche, giudizi sprezzanti. Si è sempre più incapaci di empatia, di comprensione, di pazienza. E tutto questo magari in nome della verità e della giustizia. Gesù non ci invita ad essere persone più spirituali, ma prima di tutto a ritornare a essere umani. Ci invita a riappropriarci di quella dignità che viene dall'essere fatti a immagine e somiglianza di Dio, di colui che ci ama, che ci ha creato per amore e che ci aspetta alla fine della vita con amore e misericordia. Un rabbì era solito domandare al suo discepolo: quando è che termina la notte e inizia il giorno? Il discepolo dava diverse risposte, mai però soddisfacenti. Alla fine, scoraggiato,
si rimise al maestro per la risposta. E il rabbì gli disse: quando tu vedi sul volto di un altro il volto di tuo fratello, è allora che termina la notte e inizia il giorno. Un saluto a tutti da Padre Simone, una benedizione di cuore, in particolare ai malati e a chi vive un momento di prova. Il Signore è vicino. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.